ain't got too much time to spare. But I'm in time for you to show how much I care. Wish that I would let you bring. Buongiorno a tutti, cari amici lontani e vicini, e benvenuti nel secondo episodio della quarta stagione della serie Eolie, la parola ai turisti. Oggi ci troviamo al santuario di Chiesa Vecchia, pronti ad intervistare e sentire le opinioni dei turisti che vengono in vacanza nelle Isole Eolie. Pensate che le Isole Eolie offrano abbastanza servizi ai turisti? Allora, certamente sì. L'unica cosa è che tutte queste fonti da cui si può attingere, ma non solo a Lipari, anche di Vulcano, Salina o Panarea, vanno gestite al meglio, perché quando ovviamente si va in un'isola, le isole secondo me sono uno degli ambienti, degli ecosistemi che offrono tantissime opportunità, soprattutto una come Lipari che ci abbiamo dalla montagna al mare, e quindi sia un variare della flora e della fauna madornale. Ma non solo per gli adulti, anche per i ragazzi, anche per le gite, anche per le cose da fare. L'unica cosa è che, secondo me, a mio parere, il comune dovrebbe gestire meglio tutte queste opportunità che ha e sfruttarle al massimo. Cosa ne pensa dei costi per raggiungere le Isole Eolie? Dei costi? I costi per raggiungere le Isole Eolie sono assurdi. Io faccio prima ad arrivare a New York, è anche più economico che arrivare a Lipari. A parte i costi, i mezzi non vanno bene. Cioè, arrivare qui è una traversata oceanica praticamente, non è possibile che uno debba impiegare 9 ore per arrivare da Milano a Lipari se tutto va bene, con un caldo assurdo e nessuna assistenza. Un aeroporto, cavolo, ce l'hanno anche le isole greche più infime, le isole Eolie che vivono di turismo no. E vabbè. Ci dica due cose che le sono piaciute dell'isola e due cose che invece non le sono piaciute. Allora, a me è piaciuto moltissimo dell'isola l'organizzazione per quanto riguarda le escursioni, quindi tutto molto curato nei dettagli, e poi vabbè la bellezza dell'isola, voglio dire, rimango senza parole. Quello che non mi piace, una cosa sola forse, ma no che non mi piace, magari che aggiungerei, non so, magari qualche seratina in più per ballare, magari giù in piazza, visto lo scenario bellissimo, nient'altro, tutto il resto è veramente bello. Che consiglio dareste per migliorare Lipari o le Isole Eolie? Ma innanzitutto diciamo che la natura ha già dato di per sé, quindi sono fantastiche e quindi sono perfette già di per sé. Un consiglio magari agli umani: diminuire un pizzico i costi, perché diventa veramente anche fastidioso per un turista vedere che trova delle cose buonissime, tipiche, tradizionali, ma ad un prezzo che sono 3 o 4 volte quello delle normali città italiane. Quindi sicuramente per rendere, diciamo, tutto più naturale, consiglierei di ridurre un minimo i costi delle cose. Due aspetti positivi e due negativi delle Isole Eolie. Allora, due aspetti positivi: il mare, che è uno spettacolo, ci stanno delle spiagge. Ieri sera abbiamo visto un tramonto, ad esempio, a Santa Maria delle Catene, Chiesa Vecchia, Santuario, che secondo me è uno dei tramonti più belli del mondo da lì. Sì. E stamattina invece abbiamo visto l'alba alle 5:30 all'osservatorio. Bellissimo. Quindi diciamo questi due sono dei motivi per tornare. Infatti noi torneremo fine estate o estate prossima, torniamo sicuramente. Lati negativi, che dici? Forse qualche bagno pubblico in più, anzi non ce n'è proprio in realtà. Il negativo c'è ben poco, però magari in periferia eviterei tutte queste buche, ma metterei qualche segnaletica in più che è scarsa. A volte è incoerente in realtà la segnaletica, perché sembra che ci siamo dovuti, diciamo, affidare a Google Maps. Però è un lato negativo, perché il resto si sta bene. Pensate che le Isole Eolie offrono abbastanza servizi ai turisti? Quindi secondo me le Isole Eolie offrono un paesaggio davvero indimenticabile, però forse c'è da migliorare l'accoglienza dei turisti. Un punto informazioni allo sbarco delle navi, degli aliscafi, non guasterebbe.
Per il resto credo che possa andare bene. Che consiglio dareste per migliorare Libari o le Isole Eolie? Allora, per migliorare quasi nulla, solo una cosa, ci vorrebbero più spiagge di sabbia, se fosse possibile. Che consiglio daresti per migliorare Libari e le Isole Eolie? Ciao, buongiorno. Intanto io devo premettere che è la prima volta che vengo qua, quindi non ho una grandissima esperienza. Le ho viste passando dal traghetto, le isole principali, quindi Stromboli, Panarea, Vulcano, e chiaramente dal punto di vista naturalistico, paesaggistico, è una cosa unica al mondo, almeno per la mia esperienza. Però se devo proprio trovare il pelo dell'uovo, forse un pochino la pulizia generale, sia a livello urbano, sia a livello un po', come dire, moli, spiagge, queste cose qui, anche se capisco che in alta stagione ovviamente sia difficile comunque occuparsi di questi aspetti in modo proprio preciso e perfetto, e un pochino anche la parte logistica. Noi abbiamo fatto un po', come dire, siamo venuti nelle scafo da Napoli, è stato un viaggio un po', cioè, tranquillo e tutto, però con tante tappe, tante soste. Capisco la lontananza un po' dal, diciamo, chiamalo dal continente, però magari un pochino più, migliorare un pochino l'aspetto logistico dei collegamenti, la qualità generale, comunque nulla di particolare da, come dire, di critiche particolari non ne ho. Per il momento mi sono trovato bene, ecco. Purtroppo oggi il nostro episodio si conclude qui. Arrivati a questo punto, io, Federico Lo Schiavo e Francesca Bertè vi mandiamo un grosso bacio dal sole sempre libero delle Eolie e vi aspettiamo in un prossimo episodio. Baby, baby,